Buonasera, ben ritrovati dal palazzetto di Via Mercurio a Grosseto, dodicesima giornata di campionato per la Serie A1. Campionato questa sera presenta Lady Fox Grosseto che ospita la capolista Y-Sport Valdagno. Ancora un saluto da parte mia, Fabio Lubrani che vi parla. Ringrazio Matteo Alfieri e Maurizio Cardarelli che mi hanno sostituito in questo periodo dal 5 di dicembre, da quando è ripreso il campionato. È stato assente ovviamente per motivi di quarantena, non è inutile nasconderlo, quindi mi scuso anche anticipatamente se questa sera durante le azioni dell'incontro dopo forza finiremo per parlare anche un po' di questa malattia che ha condizionato soprattutto la squadra di casa, il Lady Fox Grosseto, che ha giocato due partite in meno rispetto al Valdagno proprio per aver avuto molti giocatori positivi fra le sue fila. Valdagno che si presenta come capolista la gara di stasera, Lady Fox che è tornata a fare tre punti, i primi tre punti dopo la sosta forzata nella vittoria tre giorni fa a Breganze, Breganze ultimo in graduatoria. Doveroso un ringraziamento quindi a chi mi ha sostituito, doveroso ringraziamento a Beatrice Uvelli di Grosseto Sport alle telecamere, mi è sempre presente all'attrezzatura per la ripresa e per la messa in onda. Un ringraziamento veramente alla Federazione Italiana Sport Rotellistici che ci permette di andare in streaming in onda questa sera in diretta. Per questa gara valevola per il campionato di Serie A1. Le squadre si stanno per schierare in campo. Sotto di me vedete non è assolutamente pubblico, ma sono degli addetti ai lavori, fotografi e addetti delle due squadre che ora vedremo anche un attimo di sistemare quella che è la nostra postazione nel piccolo impianto di Via Mercurio. Matteo, un po' più a sinistra, un po' più a destra, non proprio centrale, sennò mi si inquadra sempre. Va bene, allora lasciamo il tempo di far scattare le foto, poi saremo direttamente in cronaca della partita. Numero 10, Bruno Scarpa. Numero 3, Andrea Prendolini. Cipì Grosseto. Numero 7, Gaston De Oro. Numero 8, il patinatore Eddie Fox che dovrebbe schierarsi con il quintetto posto con Michael Saitta, Mario Rodriguez, Pablo Saavedra, Romeo Danna e Federico Muralli come quintetto iniziale. Ora vedremo poi quali saranno le scelte di mister Federico Paghi, a disposizione anche Alessandro Bardini, Andrea Fantozzi, Stefano Paghi, Matteo Battaglia e Tommaso Bruni. La capolista Valdagno, Sgaria, Brendolin, De Oro, Piroli, Zordan, Burtini, Centeno, Cocco, Reale e Fungaro per Edgardo Garzia. Valdagno con Sgaria tra i pali, Cocco, De Oro, Sillero e Centeno, così è il quintetto che viene anticipato, ma chiaramente vedremo ora, non ci sono arrivati i quintetti, lo starting five iniziale. Le squadre sono pronte in campo, siamo pronti per i primi 25 minuti
dell'incontro, quella che sulla carta oggi dovrebbe essere una missione impossibile per l'Edil Fox Grosseto. Valdagno lanciatissimo, appena un pareggio e una sconfitta in tutto il suo campionato. Allora prendiamo dimestichezza anche con i quintetti. Dunque vediamo, rispetto a quello che ha annunciato, allora c'è Stefano Paghi nello starting five del CP Grosseto. Avete Saitta, Rodriguez, Saavedra, Stefano Paghi, Danna, Centeno, Piroli, Centeno, Piroli, De Oro, il capitano Cocco, e Sgaria per il Valdagno in maglia grigia alla vostra destra. Partiti in questo istante con il primo possesso portato alla formazione ospite, prima della classe, il primo attacco della serata sulla fascia di destra, versante destro, con il capitano nella difesa alta, la formazione di Paghi, Lady Fox, che in questa gara dovrebbe, partendo chiaramente da pronostico sfavorita, quindi abbiamo un atteggiamento piuttosto prudente, difesa, primo possesso che è andato via per il Valdagno, e adesso primo possesso per la formazione di casa. Danna, Mario Rodriguez, 15 secondi, la palla sfila lateralmente e viene raccolta dai giocatori del Valdagno. Secondo possesso, ancora nessun tentativo di tiro in porta, Rodriguez sotto la balaustra, contrastato da due giocatori, un possesso perso dal Valdagno, recupera la sfera la formazione maremmana, Stefano Paghi finta, la conclusione dalla distanza, c'è Danna sulla sinistra, interviene direttore di gara, stecca a terra, dice, quindi cambio del possesso, Cocco serve sulla destra, attacca adesso il Valdagno, quindi primo fallo di squadra per l'Edil Fox, conclusione del capitano del Valdagno che è deviata, si impenna oltre le protezioni. Si recupererà la pallina con il possesso sull'ingaggio per il Valdagno, sceglie di partire da Centeno, Cocco osserva al centro, ben munita la difesa dell'Edil Fox, cambia al lato d'attacco ancora col capitano, liberissimo, l'opportunità che viene sprecata, è stata un'ottima opportunità di cercare di indirizzare sotto la traversa, abbiamo visto il giocatore Centeno, il numero 22, ha avuto praticamente lo specchio a disposizione, chiaramente con Saitta da battere. Buona la circolazione di palla che ha portato il Valdagno a costruirsi una chiara, nitida occasione offensiva. Interviene l'arbitro quando sono passati 2 minuti e 24 secondi di gioco. Un'occasione per il Valdagno, ancora nessun tentativo da parte dell'Edil Fox. 0-0, che è stata 10ª giornata di campionato. Dalla lunga distanza con le protezioni sulla botta di Mario Rodriguez, Sgaria
il portiere del Valdagno a respingere, non si fa sorprendere. Centeno adesso la profondità all'angolo, il compagno anticipato dal bastone di Rodriguez, questo attacco viene intercettato ed il Fox che riparte con Saavedra, miglior marcatore della formazione a Maremmana, la formazione allenata da Federico Paghi. Sviluppa sulla sinistra queste prime battute di gioco frenetiche, poche occasioni per il momento, quando sono passati nemmeno 3 minuti. Perde possesso Lady Fox, la conclusione di Centeno sul palo coperto da Michael Said, ancora lo stesso Centeno che quindi può servire Cocco, si passa sul lato destro, ancora si deve predisporre per l'attacco la formazione del Valdagno. Il capitano gira dietro la porta di Michael Saitta, attende il posizionamento dei compagni, 25 secondi per l'attacco, la steccata però vincente, e credo sia proprio del numero 7. Attendo la segnalazione del direttore di gara per capire se c'è stata la deviazione. Comunque la rete quello che ho capito dovrebbe essere De Oro, quindi lo... numero 7, quindi direttamente ha trovato il bastone di Michael Zita. Tonchi. Allora numero 7 dopo 4 minuti di gioco. Vantaggio del Valdagno, questa conclusione dalla destra sul quale il bastone di Michael Saitta non è stato sufficiente a evitare che la sfera terminasse in rete. Non è online? Credo di sì. Dovrebbe stanno a mandare messaggi che non la vedo. Io non... Io sono in diretta. Quindi c'è. Cinque minuti di gara, Valdagno in vantaggio per 1-0. Difende Lady Fox, tutto rinchiuso nella propria area. Scappa Mario Rodriguez, contro fuga. Rodriguez ha cercato di infilare sotto la traversa alla sinistra del portiere. Conclusione però alta. 5 minuti e 15 secondi. Buona opportunità per pareggiare questa pallina rubata. Valdagno sulla sinistra con il capitano, la stoccata numero 7, la parata di Michael Saitta. Ancora un'opportunità di possesso per il Valdagno, che è in vantaggio per 1-0, perché è realizzata con 4 minuti di gioco. Cinge d'assedio la formazione maremmana il Valdagno, molto bassa, 4 giocatori di movimento. Intervento dell'arbitro, quindi cambia il possesso, infrazione che permette a Lady Fox di ributtarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Terza infrazione di squadra, faggio di Stefano Paghi è sballato.
quindi recupera il possesso il Valdagno con Cocco. Adesso c'è anche il primo avvicendamento, è entrato Brendolin nella formazione del Valdagno, prova ad accelerare il Grosseto. Stefano Paghi servito da Mario Rodriguez, cercato di disorientare il portiere ma ha messo abbondantemente a lato, non ha colpito in maniera volontaria, e qui c'è la deviazione sembrata con la stecca di Stefano Paghi, addirittura è l'autogol di Stefano Paghi col Valdagno che raddoppia 7 minuti e 23 secondi, raddoppio, questa è un'autorete di Stefano Paghi, nettamente spiazzato Saitta con Stefano Paghi che è anticipato con il bastone, intervento del proprio portiere anche per evitare il tocco vincente con la mazza di un avversario che era sotto porta. Quindi raddoppio del Valdagno, 2-0, doppio vantaggio, fase iniziale di gara, sconsolato Stefano Paghi, ha cercato con quell'intervento invece che il risolutivo, ha messo alle spalle del proprio portiere. È sotto di due reti Lady Fox in questa partita, si preannunciava difficile col Valdagno che quindi prosegue nella striscia nel momento straordinario di forma. Danna adesso contrastato, alto la conclusione, Cocco 3-0, Cocco punisce infilando alla sinistra 3-0. È un break già pesantissimo, praticamente primo tempo compromesso per la formazione maremmana, quello che può essere forse un rivissuto di quello che è stato 7 giorni fa l'ultimo incontro interno quando Lady Fox pagò a caro prezzo un parziale mortifero, passaggio mortifero che costrinse a rincorrere nella ripresa e non bastò un grande recupero in pochi minuti è successo quello che è successo 7 giorni fa. Time out, sento Paghi alla vostra sinistra, vedete quadrato dalla telecamera di Beatrice Ovelli, sta cercando di far tornare un po' la calma, l'organizzazione nei suoi, non ci devono essere questi passaggi a vuoto. Un parziale pesantissimo su una partita che era cominciata con poche occasioni da rete, con l'assetto molto guardingo del Lady Fox Grosseto. Due tiri praticamente smorzati, deviati nella propria porta. Per le prime due marcature, poi la pallina rubata da Cocco su un tentativo di Danna, praticamente contrastato direttamente nella propria metà campo con Cocco che si è presentato al limite dell'area, ha scaricato una steccata sulla sinistra di Michael Saitta, fortissima, precisa, non ha dato scampo al portiere maremmano. Valdagno 100% di pericolosità in questo parziale con 3 conclusioni dopo aver sprecato forse l'occasione più ghiotta in avvio di partita con Centeno che aveva l'opportunità di colpire senza essere marcato.
E stiamo per entrare nel decimo minuto. Burali dalla distanza, facile con la mazza, respinge il portiere del Valdagno. Siamo già dalla parte opposta. Duello di Brendolin, mantiene il possesso, fa correre il cronometro, 20 secondi, non accelera il Valdagno. Controllo difficoltoso che permette a Lady Fox di intercettare la sfera, ci mette la mazza Centeno su Saavedra, l'arbitro interviene e sentenzia il fallo, un po' di proteste, quindi è già il quarto fischio contro il Valdagno. Situazione falli, un fallo commesso da parte del Lady Fox, circolo pattinatori Grosseto, 4 per l'Hockey Club Valdagno. Mazzone in maglia grigia che è in vantaggio per 3-0. Salva la formazione ospite, Muralli non perfetto in questo protezione della sfera, Valdagno quindi che recupera, si getta in avanti con il nuovo possesso, 35 secondi per l'attacco, rapidissima la circolazione della palla con Mir, degli ultimi subentrati dalla panchina, avete potuto vedere con i vostri occhi, sì, occhiali sportivi che porta il numero 88 del Valdagno. Possesso per Lady Fox con 35 secondi per la fase di attacco. Saavedra torna indietro da Buralli, finta la conclusione dalla distanza, Danna ha colto un po' in sorpresa, marcato da Mir, tocco con il... no, sono i 5 secondi, pensavo avesse toccato col pattino, no, ma fa cenno, sono i 5 secondi, ha fatto l'arbitro con la mano, quindi si cambia possesso, Valdagno avanti per 3-0. Mir sbatte sulla difesa, recupera Lady Fox che però non riesce adesso ad accelerare. Proprio Fantozzi, Buralli dalla distanza col corpo, resta lì la pallina, Saavedra si getta sulla riconquista, si riazzera il cronometro, il tiro non era particolarmente angolato, se l'è trovata sul corpo, Sgaria va allontanato rapidamente, ora Fantozzi sulla testa sotto la nostra postazione, ha trovato lo spazio per la stoccata, chiude Brendolini che recupera la sfera, passata la metà del primo tempo, prima frazione, siamo esattamente alla metà, Valdagno vantaggio per 3-0, Centeno recupera la sfera del compagno che era terminato a terra su uno scontro di gioco, gli abiti lasciano proseguire il possesso ancora del Valdagno, la balaustra termina a terra, scappa Fantozzi, fa tenere la sfera, la stoccata, prova la schiacciata Saavedra, ben addomesticata dalla difesa che poi libera senza commettere infrazioni, senza mantenere, senza trattenere la pallina Sgaria. Time out dall'allenatore del Valdagno sul sesto fallo di squadra fischiato ai danni della formazione ospite. Tanti falli
già commessi dal Why Not, dallo Sport, dall'Hockey Club Valdagno. Ha detto che la situazione è estremamente positiva dal punto di vista realizzativo. 3-0. Allora, siamo a attribuire, così come attribuisce il sito della federazione, il primo gol a Piroli. Sarà comunque una deviazione di difficile lettura sulla prima conclusione. Il secondo gol è attribuito a Brendolin, ma in realtà è nettissima la deviazione con la stecca di Stefano Paghi. Matte. Ora un attacco a se schiaccia di Saavedra. Supera il Valdagno, Brendolin sulla destra, conclusione intercettata da Mario Rodriguez. Mario Rodriguez per Saavedra, si getta col bastone, salva tutto, il portiere si dispera, il campione argentino dell'Edil Fox, uno contro due, bravo Michael Saitta. A opporsi, a evitare la quarta marcatura del Valdagno. Ora 11 minuti da giocare nel primo tempo. Saavedra dietro la porta, passa larga ma non c'è opportunità di concludere, finta Fantozzi, si butta sulla sinistra, deve andare alla conclusione, 6 secondi e prova ad alzare la sfera. Ancora possesso dell'Edifox. Saavedra gira per provare a servire Mario Rodriguez, che è in ritardo su questo dai e vai del compagno argentino. Mario Rodriguez col bastone resta in mezzo, schiacciato, secondo l'arbitro c'è fallo ed è il settimo fallo del Valdagno su Mario Rodriguez. Mir sembrava così essere arrivato sulla sfera. Molto Mario Rodriguez, quindi la punizione la steccata deviata, poi allontana, c'è l'intervento del direttore di gara, che quindi ha possesso per l'Edifox. La girata sul primo palo di Fantozzi, attenta alla copertura il portiere del Valdagno, poi Valdagno dalla parte opposta, c'era questa opportunità, il servizio per Mir che manca di pochissimo, la deviazione, Mario Rodriguez balla sui pattini, ha due giocatori che gli portano via la sfera, non si concretizza però la ripartenza per quel che riguarda il Valdagno con Fantozzi che recupera. 24 minuti nei primi 25 minuti di gioco dicono tutto sommato una partita godibile. Il Valdagno che ha trovato un break importante dopo i primissimi minuti incontro. 3-0, conclusione dalla distanza respinta dal portiere, effettuata da Buralli. Thank you.
Valdagno, fase d'attacco per i suoi restanti 25 secondi. Grosseto tutto predisposto in fase difensiva a chiudere gli spazi. La stoccata e la deviazione ancora del numero 7, vincente 4-0. Ancora una volta ci arriva, tocca. Quarto gol. Ancora una volta tocca. Tocca soltanto Michael Saitta. La palla gli termina alle spalle. 4-0. Restano 8 minuti e 30 da giocare in questa prima frazione. Tutto facile per il Valdagno. Attacca Lady Fox dalla sinistra, alza Fantozzi, la pallina recuperata dal Valdagno che è adesso sul fronte opposto. Ora porta un attacco senza la necessità di spingere sull'acceleratore. Si è caricata di diversi falli la formazione del Valdagno, ma ha effettuato veramente una prima frazione convincente. Quando ha accelerato ha bucato sempre la porta di Michael Saitta. Occasione smorzata, troppa fretta da parte di Stefano Paghi, regala l'opportunità per la steccata al numero 8 che non riesce ad angolare. Per quanto riguarda contrattacco nuovo del Valdagno con Piroli, capitano, in qualche maniera Saitta questa volta si salva sotto le gambe. Questo passaggio per Saavedra, Saavedra che però è contrastato in maniera perfetta dal suo marcatore. Mantiene il possesso della sfera Lady Fox, ma la situazione d'attacco ormai è svanita. Si butta in mezzo al traffico Fantozzi, in mezzo a tre giocatori, termina a terra Saavedra, va giù, ma il fallo è di Saavedra che tira giù l'avversario. Time out per quanto riguarda la panchina del Valdagno. 4-0. Situazione falli 2, questo è il secondo fallo di squadra per Lady Fox, 8 per il Valdagno. Situazione punteggio ampiamente in vantaggio la formazione ospite in maglia diciamo grigio argento. Termina il minuto, time out. Chiedeva il fallo da rigore, chiaramente la formazione di Paghi, si sente l'allenatore di Maremmani che sommessamente sottolinea che secondo a suo dire fosse rigore. Ma contrasto in mezzo all'area piccola, non c'erano maglie a impedire agli arbitri di vedere l'azione e si riprende la punizione per il Valdagno. 6 minuti da disputare, recupera Fantozzi,
una finta per liberarsi dell'avversario. Mario Rodriguez però non ha la possibilità di un passaggio facile, quindi deve tornare sui suoi passi anche in fase di difesa. Valdagno che costringe a concludere la lunghissima distanza a Fantozzi. Abbiamo sentito nettamente col guantone la respinta, il suono sordo. Viene a terra Stefano Paghi, non c'è niente, lo manda a quel paese il capitano del Valdagno, che adesso prova il guantone di Michael Saitta su questa conclusione. Si infila tra le maglie il numero 8, ovvero Davide Piroli. Tutto troppo facile. 5-0, Piroli, quinto gol. Passivo che diventa un burrone adesso da attraversare per Lady Fox. Prova Fantozzi dalla propria metà campo. Mario Rodriguez in difficoltà su questo controllo all'angolo. Stefano Paghi alza la sfera, si mette il bastone d'Anna. Non è valida la ripresa, l'arbitro deve ancora fischiare. E gara quindi che il Valdagno si appresta a mettere in saccoccia con un tempo di anticipo, quindi probabilmente nella ripresa vedremo ritmi diversi, magari qualche giocatore diverso in campo. Quando ha attaccato la prima della classe ha mostrato di essere in un grandissimo stato di forma, di meritarsi quantomeno la posizione in graduatoria oggi alla 12ª giornata di campionato. Eddie Fox che pressa sul portatore di palla. Intervento di Paghi che non è risolutivo, ancora la conclusione dalla distanza. Sempre lo stesso numero 7 che ci prova nuovamente. Difetta di mira, vantaggio cospicuo, 5-0 qua al palazzetto di via Mercurio. Paghi dalla distanza, manca la porta, va contro la balaustra. 4 minuti di gioco, Valdagno in completo controllo dell'incontro. Intercettata questo passaggio di Centeno, Rodriguez, Stefano Paghi prova per due volte, ha provato anche col colpo sotto. Attento Sgaria, non si fa sorprendere. Quindi Fantozzi ancora sul lato destro, costretta ad arretrare Danna che supera la metà campo. 30 secondi per l'attacco, difficoltà comunque in circolazione di palla al centro, questo suggerimento di Fantozzi, attacca alto Lady Fox, Fantozzi recupera la sfera, poi c'è il fischio dell'arbitro. Ecco, e l'arbitro dice a Danna di non protestare perché fallo era reiterato, dice in realtà doppio quasi. Terminato a terra il giocatore del Valdagno per il terzo fallo di squadra The Lady Fox. Il capitano che serve sul settore di destra. Entra nuovamente Mir in campo. Cambio volante. Mancano 3 minuti scarsi alla fine della prima frazione di gara. All'angolo il capitano a battagliare con due giocatori del Lady Fox. Protesta perché non capisce cosa è stato fischiato contro. Per Lady Fox questa girata a cercare di servire Battaglia, subentrato nella formazione del Lady Fox, e questo anticipo su Mir è irregolare, quindi a 2 minuti e 32 dal termine c'è
massima punizione, rigore. Qui si incarica il numero 7. Sto streaming, va. La parata in due tempi di Saitta. Fuma l'occasione della sesta marcatura, il numero 88 ha avuto per due volte l'opportunità di battere Michael Saitta. Si resta sul 5-0 con 2 minuti e 8 secondi da giocare e 24 sul cronometro per l'attacco del Fox Grosseto. Si torna da Mario Rodriguez sulla sinistra, accompagna per Battaglia, subentrato in questi ultimi minuti. Fantozzi dalla lunga distanza, allunga prima con una mano e poi schiaccia con l'altra il portiere del Valdagno. Mir, l'angolo per il capitano Valdagno che si porta in avanti con tre giocatori sul fronte destro dell'attacco. Interviene Fantozzi, porta via la sfera, supera la metà campo, non c'è però un passaggio leggibile per Danna che era stretto in marcatura da un paio di uomini. Recupera il Valdagno, termina a terra, ma recupera ancora la sfera all'Edifox, un giocatore resta a terra, Mario Rodriguez quindi non accelera, va nell'angolo, tende che si rialzino i compagni. Fantozzi una finta, scatta sulla destra, al centro, batteo Battaglia, controllo difficoltoso, si sbatte la palla, conclusione del numero 7 che rialza ancora una volta la pallina. Non era il numero 7, no, mi correggo, era l'autore già di due gol, Piroli, che ha colpito la traversa, la pallina è rimbalzata praticamente fuori dalla porta, non all'interno, e l'aveva richiesto il gol. 35 secondi per l'attacco, dalla distanza smorzata la palla, stoccata, Cocco porta in avanti, poi cerca il diagonale, Mir recupera, tutto facilissimo per il Valdagno che amministra l'ultimo possesso. Mancano 20 secondi per la sirena dell'intervallo, Mario Rodriguez con esperienza sradica la pallina, 10 secondi, Battaglia prova a far tutto da sé, respinta col bastone da parte di Sgaria, termina adesso la prima frazione di gioco. Finisce questo primo tempo quando rientro negli spogliatoi i giocatori. Primo tempo che ha reso veramente scuro in volto tutto lo staff dell'Edilfox, c'era sicuramente da attendersi una gara difficilissima per la domenica casa. Valdagno schiaccia Sassi anche stasera, l'unica recriminazione che ho sentito qui dalla mia postazione sugli spalti di questo deserto palazzetto qui a Grosseto è stata un po' la sfortuna della formazione maremmana che sulle prime due conclusioni ha praticamente mandato la pallina alle spalle del proprio portiere, o in teoria due autoreti, le prime due segnature del Valdagno. Comunque chiaramente il risultato è di 5-0 col primo gol che è stato stavo controllando ovviamente sul sito della federazione, il primo gol realizzato da Piroli, una deviazione sotto porta dopo
3 minuti e 40 di gioco. Raddoppio che era stato attribuito a Brendolin, in realtà servizio dalla destra a cercare la deviazione sul centro dell'area di rigore. Non ci ha messo la stecca Stefano Paghi, che ha deviato in maniera imparabile alle spalle di Michael Saitta per il 2-0, diciamo sull'assist di Brendolin, che ovviamente non cercava la porta, ma la giocata per un compagno al centro. Molto bello il gol di Cocco, il capitano, che ha rubato palla centralmente su una steccata un po' presuntuosa di Danna, che con la squadra veramente scoperta in fase d'attacco ha concesso spazio e metri per Cocco, che è arrivato praticamente al limite dell'area di rigore, ha avuto possibilità di mirare, ha infilato alla sinistra sotto la traversa di Saitta per il 3-0. Tutto questo non vi ho raccontato nell'arco di pochi minuti, un break nel giro di 4-5 minuti, 5 minuti scarsi, e dallo 0-0 lo stesso si è trovato tutto per 3-0. 9 i falli di squadra del Valdagno, 3 per il Grosseto, ma poco male, perché la formazione poi maglia argento stasera, grigio argento, diciamo, ormai si utilizza sempre la dizione argento, in realtà maglia grigia, va ancora in rete con De Oro, il 4-0, e fissa il quinto gol Davide Piroli, che finisce con la prima deviazione. Ha realizzato una doppietta nel corso del primo tempo, 5-0, quindi Piroli, Brendolin, Cocco, De Oro e ancora Piroli, anche se le prime due marcature sono fondamentalmente, insomma, due autoreti. A segnalare anche un rigore sempre per il Valdagno, tiro che si è sentito nettamente, ha sbattuto contro la parte metallica della porta, secondo tentativo poi respinto da Michael Saitta, occasione anche per segnare il 6-0. Primo tempo quindi nettamente di marca tutto della capolista. Capolista che condivide gli stessi punti del Sarzana, ma ha giocato una partita in meno, deve recuperare un incontro. E che ora ci fermiamo per la cronaca, questi 5 minuti che restano ancora di pausa, vedremo come rientreranno in campo le due formazioni, con Lady Fox che deve quantomeno provare una reazione. Non era una serata per cercare punti, un momento passivo fin troppo pesante per la formazione di casa. Valdagno che naviga praticamente a vele spiegate verso questa parziale vittoria. Il 5 gol di vantaggio, insomma, un secondo tempo, anche se volesse semplicemente amministrare formazione ospite, potrebbe, insomma, tranquillamente gestire. Vedremo quali saranno le scelte in questo secondo tempo. Dall'Edifox ci attendiamo quello che si è visto 7 giorni fa, dopo un primo tempo piuttosto brutto, una ripresa dove mise a segno un break importante riportandosi sotto pur perdendo lo stesso l'incontro. Eddie Fox comunque si vede nettamente meno brillante rispetto al periodo pre-Covid, ricordo
prima della pausa e della ripresa del 5 di dicembre la formazione maremmana praticamente aveva 6 giocatori positivi più l'allenatore. Praticamente si sono ripresentati all'inizio del torneo del 5 dicembre con un allenamento sulle gambe. Queste partite, insomma, devono servire anche per la formazione biancorossa, per rimettere minuti, per ritrovare meccanismi. Vedremo quello che sarà il secondo tempo fra qualche minuto. Io intanto mi fermo qualche istante. Ci sentiamo fra qualche minuto con il secondo tempo. Quasi pronto l'inizio del secondo tempo, con Valdagno un vantaggio per 5-0, qualche parziale all'intervallo anche per le altre squadre. Dunque vediamo un po', Bassano Scandiano 5-2, Berganzi sta perdendo internamente per 2-0, Lodi in vantaggio per 2-0, Sarzana Follonica 1-0, la vittoria esterna del Forte dei Marmi sul Sandrigo. Sono tutti parziali all'intervallo, iniziano adesso i secondi tempi, comincia anche Via Mercurio, ripresa sta
starting five dell'inizio di gara, vediamo. Valdagno, il possesso della sfera, il primo attacco, il primo possesso della ripresa. De Oro lascia per Cocco, frazione di campo, il possesso che passa a Lady Fox e gioca rapidamente, ma Saavedra non è pronto lì a servire i compagni, quindi c'è ancora da costruire tutta l'azione. La lunghissima distanza, la stoccata di Stefano Paghi, che termina dietro la porta, dietro la porta del numero 10 Bruno Sgaria. De Oro per Centeno, difesa a uomo del Lady Fox, possesso comunque sempre per il Valdagno, conclusione alta di De Oro con il guantone, allontana Michael Saita, conclusione invece dalla parte opposta di Saavedra e la pallina termina sull'esterno, la porta spostata, cartellino blu, cartellino blu per Sgaria che ha spostato la porta e dice ho visto io, si sente chiaramente vista l'assenza di pubblico, ho visto io, un minuto e 20 secondi, cartellino blu e massima punizione. Quindi va in panca puniti il portiere del Valdagno, Fantozzi, il punto di battuta. Filippo Fongaro, contro Fantozzi, la prima opportunità nitida la formazione di casa per accorciare il parziale che la vede sotto per 5-0, un avvio di ripresa, 1 minuto e 20 secondi, massima punizione, punito con il cartellino blu il portiere del Valdagno, la staccata vincente. E l'avrete sentito anche dallo speaker, rete realizzato da Fantozzi, il tiro traversa invece di De Oro che dal nulla pesca la bordata con una naturalezza, e Saita si era anche tuffato, ma sinceramente conclusione del genere, se fosse stata qualche centimetro più bassa sarebbe stato gol tutta la vita. Valdagno che ha risposto immediatamente al primo gol, un'azione pericolosissima, ora De Oro sulla destra, ancora palo interno, c'è praticamente solo pali e traverse, stanno mantenendo un punteggio nel cardine della, diciamo così, giocabilità, con 4 gol di svantaggio, sono comunque molti. Già per due volte colpita la porta, questo intervento invece che avete visto
Si tratta del decimo fallo di squadra per il Valtagno, quindi c'è tiro libero per Lady Fox, 2 minuti e 15 secondi. Saavedra alza e schiaccia col guantone. Si salva. Questa fase di attacco portata con 3 uomini porta al gol il numero 3 Brendolin, sesta rete. Facilissima questa azione d'attacco, ha fatto vedere con quanta facilità il Valdagno crea azioni offensive. E Brendolin era il terzo sulla destra dei 3 attaccanti. In diagonale, ancora una volta battuto Michael Saitta. Mario Rodriguez con la pallina deviata, ancora al centro, l'intervento irregolare su Saavedra che si lamentava, l'arbitro ha visto nuovamente fallo a favore dei rossi, quindi dell'Lady Fox che ha nuovamente un altro tiro dal limite, ovviamente massima punizione, tiro di rigore. Fantozzi contro Fongaro, due minuti e 52, due minuti e 52. Fantozzi con la protezione, la respinta di Fongaro. Fantozzi ancora tiene il possesso, quindi un gol e un errore, rigore neutralizzato da Fongaro. Vedi ripresa con moltissime conclusioni, 1-1 il parziale in questo secondo tempo. Chiaramente Saavedra sulla destra, termina a terra, regolare l'azione difensiva del Valdagno, alza la pallina, la mette fuori per il cambio di portiere, torna Sgaria a difendere la porta. Ci sarà la rimessa della pallina per Danna che cavallerescamente la cede al Valdagno che l'aveva messa fuori con Centeno solo per consentire il rientro del proprio portiere titolare che era stato colpito da un'infrazione del cartellino blu. Un po' di insomma poco apprezzata però da parte della panchina biancorossa questo gesto di Romeo Danna. Attacca sulla destra il Valdagno, si incrociano, ha provato a sorprendere sul palo Brendolin, un'altra buona occasione costruita bene, Danna in caduta colpisce dal barso verso l'alto. E fuori un ingaggio, non ha fischiato il direttore di gara. 6-1, passati 4 minuti e 40 secondi della ripresa. Unico elemento in equilibrio è il parziale della ripresa. Duello tra Mario Rodriguez e Centeno, libera il Valdagno. Centeno arriva di rincorsa, contrastato da Mario Rodriguez, questa volta è fallosa. Non aveva
fischiato in precedenza sul primo contrasto, il duello fra i due giocatori. Fallo squadra numero 4 dell'Edilfox Grosseto. Valdagno che mantiene 5 gol di vantaggio, ritmi sempre alti. Piroli, autore di una doppietta del primo tempo, nato in campo, mette la stecca. Michael Saitta interviene su un servizio veramente invitante, qui non si capisce, con Romeo Danna. Saavedra che si getta alla riconquista della palla. Stefano Paghi va fino in fondo, passa dietro la porta, il suggerimento all'interno dell'area di rigore che è preda facile dei giocatori del Valdagno. De Oro, è sempre lui insomma che dal basso come vertice spesso e volentieri crea gioco e si rende fra i più pericolosi. ...35 secondi, ora il possesso dell'Edilfox più ragionato, non accelera. Stefano Paghi allunga questa palla per cercare la deviazione dei suoi avanti, né Saavedra né Danna ci possono arrivare, ma il possesso è sempre per l'Edilfox a 25 secondi. Paghi al centro, questa volta non c'è l'intervento degli arbitri, regolare il contrasto fra Stefano Paghi e il capitano Cocco. Paghi per Danna, dai vai, scambio al centro dell'area, non c'è nessuno. Rodriguez ha fatto un movimento a andare incontro, quindi rapido, 1, 2, 3, 4 tocchi, ha provato a servire nuovamente Centeno, azione sviluppata con una rapidità impressionante. Valdagno poteva anche andare a concludere direttamente senza cercare nuovamente il passaggio per Centeno, ha provato a smarcare l'uomo per un'occasione ancora più nitida. Paghi della distanza sotto porta, sbroglia tutto, sgaria sulla pressione di Saavedra. De Oro serve al centro, ci arriva Paghi, Saavedra ricacciato indietro, mantiene il possesso l'Edilfox. Rimbalza questa sfera, Danna poco attento, conclusione, una steccata questa volta fuori misura. Riprende fase d'attacco l'Edilfox, Mario Rodriguez in mezzo, conclude forse addosso a un compagno, ha terminato sulle, diciamo così, sulle protezioni esterne del campo, si recupererà la pallina. Il 6-1 che mantiene anche il parziale, il break del primo tempo. Buralli al centro, trova la deviazione, la mazza di un avversario, ha fatto un po' male Mir, vediamo, scuote il polso, anzi colpito dalla pallina, nulla di preoccupante. Vediamo che il giocatore in campo è tornato subito a fare il suo mestiere, attualmente in marcatura su Romeo Danna. Attacco dell'Edilfox nuovamente dalla distanza, si getta Danna su questa palla contesa, termina a terra, tutto regolare per gli arbitri, possibilità per il capitano di cercare la stoccata. Cocco trova la deviazione col bastone di Buralli. La deviazione di Buralli, il possesso Valdagno, si ritorna con Cocco che va a servire compagni, recupera la sfera, Mir finta, prova ad accentrarsi,
Maldagno che torna all'indietro. Mir viene rubata palla da Mario Rodriguez. Rodriguez con i piedi, la respinta di Sgaria, palla rubata e tentativo in transizione subito immediata. E Mario Rodriguez si è disteso veramente con i pattini. Sgaria, palla liberata e per poco non ci sfonda la telecamera. Cocco per poco non porta via Beatrice Uvelli e tutta la telecamera. Che la palla si è praticamente alzata oltre le recinzioni, è arrivata qua nella tribunetta che il circolo pattinatori ci ha allestito, colpito le protezioni esterne della nostra postazione. ...14 minuti e 22 secondi, risultato di 6-1, il gioco è fermo perché sta cambiando protezioni, soprattutto il casco, il portiere del Valdagno, risultato che vede nettamente in vantaggio la formazione allenata da Diego Edgardo Mir Garcia. Muralli al centro, è bloccata offensiva, però Saavedra fulmina a recuperare sul tentativo di disimpegno. Muralli ora termina a terra, c'è l'intervento irregolare, è andata quasi una scivolata un po' pericolosa, ma è andato giù allargando le gambe praticamente Muralli, quindi 12° fallo. Muralli si appoggia su Rodriguez. Mario Rodriguez deve superare Mir, Saavedra gli porta il blocco, tutto regolare. Muralli col guantone, allarga il guantone, parato Saavedra dietro la porta del Valdagno, tentativo per Danna, recuperato da Cocco. Su questa diagonale c'è la ripartenza, Saavedra prova la girata ampiamente larga, Piroli, scontro di gioco fra Muralli e Cocco. Piroli ha cercato in questa rapida ripartenza servire uno degli accorrenti, c'hanno due giocatori, il capitano è andato a sbattere contro Muralli. È commesso il 13° fallo di squadra. Pausa per sistemare il campo, molto fallosa la gara, mantiene saldamente in mano al Valdagno. Muralli a deviazione con il pattino, tutto regolare, non diventa nemmeno un tentativo pericoloso, un ingaggio, tre bastoni che si incrociano e si getta Danna su questa palla contesa a terra, poi viene concesso il possesso al Valdagno, toccato con il corpo Romeo Danna. Deoro Mir, sempre molto concitata l'azione d'attacco con la circolazione di palla. Deoro ricacciato indietro da Mario Rodriguez che lo porta contro le balaustre, gli sfiorava la palla Saavedra dalla parte opposta contro Piroli. Saavedra all'interno dell'area di rigore, c'è il rientro anche di Mir, perde la sfera, fase d'attacco, Danna e Saavedra provano a portare via in fase offensiva il possesso. Quindi possesso per Lady Fox Grosseto, 11 minuti e 30 di gioco nella ripresa.
Mario Rodriguez sulla sinistra al centro, ancora a terra Danna, non c'è nulla, Padova nuovamente il giocatore, anche Saavedra a terra in area di rigore, comunque recupera il possesso Lady Fox con Buralli, non riesce nell'alzo e schiaccia, quindi il gioco che viene interrotto dal direttore di gara. La stecca alta di Oro, pescato in area di rigore, torna sui suoi passi, Mir si deve allungare per mantenere il possesso, Valdagno che comunque riesce a mantenersi in avanti, scappa via dall'avversario e la deviazione di Centeno che non arriva, sembrava fatta per la stoccata. Riparte Saavedra, contrastato da, ma è ottima da Centeno, si tira il pallone, questo assist per De Oro, settimo gol. Da sinistra a destra per De Oro che ha seguito l'azione, settimo gol. Sette a uno. Partita virtualmente conclusa negli altri campi, anche l'altra squadra insieme al Valdagno condivide la prima posizione, il Sarzana sta vincendo però una partita molto più combattuta, 1-0 sul Follonica, l'altra maremmana sale di 1-0, il Forte dei Marmi sta vincendo 3-0 campo del Sandrigo e Lodi per 2-0 sul campo del Breganze, molti gol tra Bassano e Scadiano, molto Bassano con un buon break di vantaggio, 7-4 in questa ripresa, mentre noi ci stiamo avvicinando, siamo praticamente a metà della ripresa, 12-28 di gioco passati, 12-32 da giocare, quello che potrebbe essere un po' di passerella in questa ripresa. Fantozzi la conclusione con le protezioni del braccio, sgaria in porta per Lady Fox, c'è il giovane Tommaso Bruni, portiere molto giovane e numero, diciamo così, riserva. Conclusione dalla distanza, rete dell'Edi. Lo speaker ha dato il gol a Fantozzi, probabilmente il gol di Danna che ha toccato su questa botta dalla lunga distanza. Credo che il gol sia di Romeo Danna, da quello che ho visto, perché l'arbitro mi sembra abbia fatto cenno del numero 11. Gol improvviso. Risultato di 7-2. Cambia poco, palla contesa in area di rigore su questo tentativo che per poco non mette in azione Danna, chiuso da Mir. Valdagno recupera la sfera e con la pallina adesso si produce una nuova azione d'attacco. La fase offensiva del Valdagno questa sera è stata davvero ficcante, anche delle giocate stilisticamente molto belle da apprezzare, bastoni alti che si incrociano, tutto regolare, Mario Rodriguez porta via la sfera all'avversario, ha fatto un'ottima giocata Brendolin. Fantozzi ha perso il possesso, sfilato da De Oro, Mir nell'angolo, Mario Rodriguez con il corpo impedisce al giocatore che concede molti centimetri di poterlo oltrepassare, recupera possesso Lady Fox col guantone pieno, Fantozzi che si vede restituire
la pallina direttamente da Sgaria. Quindi prosegue col possesso contro la balaustra Vauralli, termina a terra, fallo numero 14. Quindi al prossimo nuovamente bonus esaurito, si andrà a tirare per Lady Fox. Questa situazione molto tranquilla per quanto riguarda il Valdagno, che sta gestendo per 7-2, gestendo forse una parola anche magari che non rende bene l'idea, anche se il Valdagno sta continuando a giocare come ha fatto nel primo tempo senza variare i suoi propositi. Quindi a 2, un Valdagno ancora pimpante, concentrato, è cresciuto un pochino il circolo pattinatori della ripresa, un pochino raffrancato, insomma rinfrancato dall'aver trovato la via del gol. Danna sulla destra, al centro c'è Fantozzi. Danna ha colto un'infrazione, ha spinto sull'avversario, quindi quinto fallo per la formazione maremmana, 14 quelli del Valdagno. Piroli a spazio, invece di tirare serve un compagno, serve Brendolin, che comunque sgomita e si trova il suo spazio per poter cercare la porta difesa ora da Tommaso Bruni. Fantozzi in mezzo a due, vediamo, prova a mettere a sedere con una finta, il portiere non vi riesce. È portata alla fase d'attacco con tre giocatori e va in rete Cocco per l'ottavo gol. Per il Valdagno sono il 29, Mattia Cocco. Ottima anche questa occasione, conclusa in maniera vincente da Cocco, la botta di Buralli in qualche maniera respinge il portiere, anche sulla girata di battaglia ancora con le protezioni Sgaria dalla porta, dice di no Piroli, dietro fa salire la propria squadra, dietro la porta di Bruni. Cambia il possesso Edil Fox. Fantozzi porteggia ancora, va a terra, non c'è nessun contatto, recupera Brendolin che però non riesce a saltare l'ultimo uomo. Ora Stefano Paghi a distanza sul corpo, allontana col bastone il portiere. Battaglia leggibile, 2 contro 1, De Oro prova l'alza e schiaccia, c'ha opportunità anche Brendolin, si salva Lady Fox che si è un po' sfilacciata, però adesso è una nuova opportunità, 3 giocatori per l'attacco, tolta De Oro, serve Brendolin, tripletta per il numero 3, il nono gol. Valdagno 9, Eddie Fox Grossito 2. Time out chiamato da Federico Paghi, si è un po' allungata la formazione maremmana questa ripresa, questa fase della ripresa ha sparacchiato un po' a vuoto,
consentendo poi al Valdagno addirittura campo aperto, quando attacca almeno quasi sempre con tre uomini, porta tre uomini, delle giocate anche difficili da affrontare in inferiorità numerica, e la difesa del Grosseto ha concesso un paio di gol negli ultimi minuti troppo facili. Mazzoni quindi che sta dominando 9-2, e quindi Valdagno che si appresta a vivere gli ultimi 7 minuti di gioco, continuando a dare un po' di spettacolo. Sta riuscendo tutto bene, è entrato il numero 21 Burtini. Ho visto il numero 21 Burtini che è sulla vostra sinistra, proprio sotto il tavolo degli arbitri. Finalmente non c'è partita per quanto riguarda il punteggio. Paghi che prova ad infilarsi, andare dentro, non trova la porta. Fantozzi dalla distanza con il pattino, Piroli. Battaglia per Fantozzi, portato da Brendolin che allontana soltanto. Botta dalla distanza che colpisce Fantozzi. Muralli ha colpito Fantozzi. Paghi dalla distanza, la deviazione di Battaglia che poi recupera anche la sfera. 6 minuti alla conclusione. Conclusione per quale si scusa Fantozzi, l'arbitro fa cenno di intesa. Tutto a posto fra i due, Fantozzi e il direttore di gara. Quindi, l'infrazione che regala il possesso al Valdagno, la giocata di Brendolini che si fa praticamente beffe della difesa, poi recupera Ledin Fox. Buono questo suggerimento di Paghi, sul quale Matteo Battaglia non arriva all'appuntamento nel tempo perfetto, quello che sarebbe servito per stoccare verso rete. Battaglia si rigetta in avanti davanti a Seccocco che gli sbarra la strada. Controllo di Piroli che deve tornare sui suoi passi. Brendolin prepara per il capitano che conclude, però dove se ne ha portato Tommaso Bruni. Molto Battaglia, la girata controllata dal portiere, serve poi il capitano che viene in slalom, resiste anche una steccata, ancora mantiene il possesso Piroli, palla soffiata per un attimo da Stefano Paghi. Ancora un'altra giocata di Brendolin. Ora un'opportunità, provato con un'azione personale il numero 3, giocatore di 3 marcature, perché al di là del fatto che sia un autorete, è stata assegnata la seconda marcatura il secondo gol del Valdagno, il sesto e il nono. Sesto fallo di squadra per il Fox Grosseto, deve mantenere alta la concentrazione perché il Valdagno sta giocando ancora, continua a giocare. Prima respinta di Tommaso Bruni, poi ancora su Brendolin che chiude Muralli, vediamo, va al disimpegno Paghi, punta l'arbitro, Fantozzi supera la metà campo, punta il Burtini. Entrato in questi minuti finali non si schiaccia, c'è anche Alessandro Bardini, altro
giovane, giovanissimo. Se non vado a memoria, credo sia un 2002. Battaglia contro il pattino, Cocco si aiuta con la balaustra, uno contro due, spazza su Brendolin, Bruni evita la doppia cifra del Valdagni, ancora Cocco al centro, conclusione poco alta per Burtini. Fantozzi, entriamo negli ultimi tre minuti di gara. Fantozzi prova a saltare Cocco, poi termina a terra. Tiroli, Burtini provano a far segnare il giovanissimo compagno di squadra. Altra fuga per il Valdagno, battaglia, contrasta Brendolin, recupera possesso, poi si getta in avanti. Colpisce contro le balaustre Brendolin, no, il Burtini. Settimo fallo, 9-2, ancora il parziale, non si è più sbloccato negli ultimi minuti, il cronometro adesso scorre fluido, ci si avvicina rapidamente alla fine dell'incontro. Centeno dietro la porta difesa da Bruni, ancora due volte l'opportunità per Burtini. Tommaso Bruni si oppone, doppia occasione per il Valdagno. Bruni chiede l'assistenza tecnica alla panchina, con un cambio per il caschetto. Mancano 2 minuti 11 secondi e a Palazzetto Via Mercurio, la 12ª giornata di campionato, comunque vede la netta affermazione del Valdagno, che prosegue quindi in testa alla graduatoria. Si scalda facendo vibrare i suoi pattini Alex Zordan, che è in campo per questi minuti finali. È entrato anche il numero 9, la formazione del Valdagno. Battaglia Muralli, Muralli sulla destra, passa dietro la porta, vediamo se riesce a servire qualcuno dei suoi. Torna da Saavedra, battaglia in mezzo a tre giocatori, recupera Muralli, deviazione, smanaccia via Sgaria, Muralli larga, cioè era comunque col guantone il portiere. Bardini troppo profondo, battaglia non l'aggancia, Muralli dalla distanza, battaglia per solo per un istante, riparte Cocco al centro, Saavedra termina a terra, intervento dell'arbitro con Burtini che gli è terminato sopra, 1 minuto e 12, comunque eravamo in bonus, ci sarà massima una punizione. Tiro libero del quale si incarica Saavedra, che ha subito il fallo in fase difensiva pochi istanti fa, 1 minuto 12 dal termine. Saavedra la mette in porta, un paio di finte. Terzo, Pablo Saavedra mette in rete la terza marcatura del Grosseto. Ultimo minuto per il Valdagno, che va a vincere in questo 12° turno sulla pista di via Mercurio. Bardini sulla destra, resiste alla carica, porta via la sfera, poi diagonale fuori misura, prova il giovanissimo prodotto bianco-rosso,
ancora una volta una buona opportunità per Burtini, fermato da una stecca al momento della conclusione in piena area di rigore. Zordan che serve sulla sinistra, Cocco che serve ai compagni, 20 secondi fa trascorrere gli ultimi secondi. Zordan, Cocco, dieci secondi al termine, c'è il cronometro delle azioni che si è bloccato, poco male, termina l'incontro qua a Grosseto. Il Valdagno si impone, continua la sua striscia impressionante con un 9-3 che non ammette repliche. 3 gol di Brendolin, 2 di De Oro, 2 di Piroli, 2 di Cocco, 9 marcature, mentre entra la musica attendiamo che Valdagno vada a salutare al centro del campo. 9 reti il quale ha regolato questa sera Lady Fox Grosseto. Grosseto che nella ripresa ha riuscito a mettere 3 gol a referto. Il rigore di Fantozzi, Danna, Saavedra, tiro libero di Saavedra. Non c'è stata contesa dal punto di vista del gioco stasera, quindi Valdagno che prosegue legittimato ulteriormente da questa serata maremmana. Tra l'altro l'altra maremmana cedendo di misura sul Sarzana per 3-2 pochi istanti fa era riuscita a pareggiare, a portarsi sul 2 pari. In teoria Valdagno e Sarzana proseguiranno in testa alla graduatoria di A1, con Valdagno che deve recuperare però una partita. Quindi l'incontro è terminato. Io ringrazio Beatrice Uvelli alla telecamera, ringrazio ovviamente voi che ci avete seguito. Da Fabio Lubrani una buona serata, è tutto. Ringraziamento ovviamente alla Federazione Italiana Sport Rotellistici che ci permette di andare in onda. Al palazzetto di Via Mercurio è tutto.